Salve a tutti, oggi video particolare, vi faccio vedere la mia postazione di lavoro gaming e streaming. Eccoci qua, cominciamo il nostro giro, poi vi faccio vedere anche qui dietro che c'è qualcosa di interessante, insomma magari completamente interessante. Oggi mi voglio soffermare però appunto sulla postazione. Quando ho postato la foto della mia postazione un po' di tempo fa, ho detto cavolo bello tutto quanto, e qualcuno mi ha detto ma perché non ci fai un video, perché non ci fai un video come fanno tutti. Non l'avevo mai fatto, oggi che sono a casa ho detto dai facciamo un video su questa cosa qua, così faccio vedere anche la postazione definitiva, dato che da poco tempo si è aggiunto anche il quarto schermo che... in realtà è un televisore OLED. Quindi se siete pronti vi faccio vedere un po' qual è, come dire, la mia postazione, principalmente per il montaggio dei video e per lo streaming, però anche ovviamente per il gaming. Poi tutti i video che realizzo quando non sono in giro li giro qua, e tutti gli streaming che faccio su Twitch, se volete seguirmi appunto 3-4 volte alla settimana, 4 volte al momento, potete trovarmi il link in descrizione, li faccio ugualmente qua con questa attrezzatura che ora vi mostro nel dettaglio. Per prima cosa partirei dalla sedia. La sedia è una sedia assolutamente normale, tra l'altro vedete, vabbè, con lo schienale reclinabile non l'avevo messo, è una sedia assolutamente normale GT Racing, questo è un marchio giapponese. C'è una sedia simile praticamente che è importata, e trovate tutto in descrizione, perché tutto quello che vi faccio vedere oggi lo potete trovare. Vi faccio vedere come l'avevo preparato, questa è la cosa della Sony, perché ho fatto la questo è il risultato, o meglio il primo step completato, come c'è scritto qua, della lotteria per comprare PlayStation 5, perché qua se non fai la lotteria, se non vieni estratto dalla lotteria non puoi comprare niente, perché siamo tanti che vogliamo le cose, quindi qua è così. Nella mia pagina Amazon vedete, trovate tutte queste cose qua, dispositivi che uso quotidianamente, dove ci sono questi anche la, ecco questi qua per esempio, la mia attrezzatura video per esempio, eccola qua, e poi abbiamo anche la mia attrezzatura per lo streaming, ok? Quindi tutto quello che vi faccio vedere oggi lo trovate qui nella mia pagina se lo volete comprare, e vi metto questi link in descrizione. Dicevo di questa poltrona, questa poltrona tra l'altro che è molto comoda, devo dire, ora scusate devo fare questa cosa, e c'ha anche questo. Questo è lo spazio, praticamente si allunga, ora non l'ho tirato fuori bene, per appoggiare i piedi e le gambe. Devo dire che è molto comodo, molto molto comodo. Reclinabile, non costa neanche tanto, l'ho pagata intorno a 20.000 yen, quindi circa 24.000 yen, quindi circa 200 euro grosso modo. È comoda, sono modelli molto più costosi da 400-500 euro che non fanno questo. Capito? Ecco. Questa è la differenza con i modelli costosi, dopo un po' che ce l'hai cominciano un pochino a scivolare, questo devo dire. Se avete esperienze differenti anche con quelle più blasonate, insomma tipo AK eccetera, quello che è, fatemelo sapere, o Secret, come si chiama, Secret Lab mi pare, scrivetemelo nei commenti, perché magari comunque c'è il caso che la cambi tra un po' di tempo. Allora, innanzitutto poi, eccoci qua, questo è quello che uso più, prima di farvi vedere la tastiera, questo non c'è, non lo, questo qui praticamente è un mouse di, non so neanche se è un marchio giapponese o no, però non ho un mouse di quelli fighi eccetera, perché qualche anno fa c'ho avuto un problema tipo tunnel carpale e non posso più usare il mouse così per lungo tempo, quindi tutti i mouse quelli fighi non ce ne sono pochi con questa posizione qua. Con questo mi trovo bene, l'ho pagato tipo 20 euro, però è bello insomma. Questa è una tastiera della Razer, tastiera Razer, adesso abbasso un po' la luce così vi faccio vedere, tastiera della Razer che conoscete tutti quanti, insomma un marchio molto famoso, non mi ricordo questa qui il nome, mi pare Chroma qualcosa, comunque ci avete tutto appunto, tutti i riferimenti. Questo è uno di quei, tra l'altro qui c'ho anche il rappresentativo dello Switch, vedete questo qua, e questo praticamente non fa rumore, è ottimo per il gaming, devo dire, un po' meno per scrivere, perché veramente basta sfiorarlo che già parte, quindi spesso se non prendi molto bene fanno molti errori. Altra cosa eccezionale questa qui, devo dire, questa veramente risolve tutto quanto, è questo qua, lo Stream Deck di Elgato, veramente veramente figo questo qua. Vedete, io posso premere tutti i pulsanti Spotify, anzi questo qui lo faccio vedere dopo, Spotify, e in questo schermo di qua mi si apre Spotify, eccola, quando apre, eccolo qua. Computer non è niente di che, l'ho fatto 4 anni fa, c'ha 16 giga di RAM, insomma poi c'è varie storage, non è male, c'è una 980 Strix, quindi non è che funziona malissimo, però questo qui è veramente risolutivo. Vedete, premo questo qua, YouTube, Instagram e Twitch, e mi partono
tutti i miei social, YouTube, eccolo qua, Twitch, eccetera. Qui poi partono tutte le pagine di gestione, si può creare tutte le scorciatoie tipo WhatsApp, premo Premiere, appunto, si apre Premiere, premo Photoshop, ora vabbè, Photoshop e Premiere insieme te li raccomando. Comunque si aprirà anche Photoshop, eccolo qua Photoshop, poi Lightroom, tutto quanto, ma soprattutto vedete, potete, a parte qua tutte le cose che usi, che uno usa più, sono tutte scorciatoie, come per esempio il volume, vedete il volume, tanto c'è Lugano addio di Ivan Graziani, è partito dalla mia cosa, poi vi faccio vedere l'audio come viene gestito, ma soprattutto potete creare profili, e per esempio questo qua è il profilo per montare video su Premiere, perché appunto io uso Premiere. Ora non vi voglio far vedere il video che usciva venerdì, ma vi carico un progetto passato che è appunto questo di Asakusa Mai Vista. Io pago ogni mese la suite di Adobe per avere appunto Premiere e anche Lightroom, Photoshop, eccetera, quindi tutto per l'editing video. La cosa bella di questo Stream Deck è che, vedete, questo qui è magnetico, ora il cavo è corto, ve lo potete mettere qui accanto e vi create così con le mani, senza mettervi così, tutte le vostre scorciatoie con il salva, esporta, taglia, elimina salti, clip indietro, clip avanti, cancella. Questo qua è ottimo, insomma, chi monta molto frequentemente sa di cosa sto parlando. Queste scorciatoie sono veramente utili e devo dire che questo Stream Deck è veramente ottimo. Se vi posso dare un consiglio, non prendete quello più piccolo da quanti sono, insomma ci sono da varie misure, prendete questo più grande perché risparmiate soldi, anche perché è veramente unico. Ora, a parte qui c'ho anche la vitamina D che prendo, e questa cosa, questa crema che devo mettere, e niente, questo qua. Ah, non vi ho fatto vedere, ovviamente tutto questo è poggiato in suoi facce dei schermi su una scrivania. Questa scrivania è una scrivania che ho comprato qua in Giappone, non ho visto, non credo ci sia un modello equivalente. Simil carbonio, tiene quasi 300 kg e quindi tiene tutto quanto. La figata è questa qua, che c'è questa cosa da parte col telecomandino, e si possono cambiare il colore appunto dei LED come si vuole. I colori sono un po' sballati, però non è male, insomma, ecco, questa funziona abbastanza bene. Veniamo ai monitor. Io come vedete, vado un pochino più indietro così vi faccio vedere tutto quanto. Ho tre monitor, ok, sono tutti tre monitor bank con cui mi trovo benissimo, e questo appunto è un 24 pollici full HD che tengo in verticale. E cosa ci faccio per esempio in verticale? Quando sono in streaming su Twitch, che uso Streamlabs, me lo tengo qua. Adesso non c'è la telecamera lì sopra, io uso questo cavalletto in cui è attaccata questa qua, che è la ZV-1, però ho anche quest'altra macchina che uso abitualmente per fare sia i video che gli streaming. Alterno un po', anche se ultimamente devo dire che la ZV-1 è quella che uso di più insieme all'Osmo Pocket. Questa qua è la A7 III di Sony, con questo qua che è un 24-240. Questa è una macchina veramente eccezionale, ovviamente non è così pratica come quella che sto usando ora, però comunque sia, questa è veramente una macchina professionale. Questa su cui poggia adesso, che adesso è diventato il poggiapiedi, è la vecchia sedia a cui ho tolto lo schienale e uso come poggiapiedi, ma dopo ve lo faccio vedere. Dicevo, questo è il monitor messo in verticale per lo streaming, e come avevo fatto vedere prima per Spotify, ci uso Spotify, qua, eccolo qui, adesso, eccolo qua. Poi abbiamo questo che praticamente è un 32 pollici, sempre bank, ottimo, e questo qua che è un 24 pollici, 2005 qualcosa per 1440, non me lo ricordo mai, e sono tutti insieme da questo braccio qua su questo singolo, e questo qua che tiene tutti e due, ecco, questo qui è il braccio che regge tutti e due questi due monitor. Questo monitor, devo dire, è un monitor 4K, questo qua è un monitor veramente eccezionale, come 32 pollici, ottimo anche per il gaming perché c'ha una latenza molto bassa, quindi se vi interessa anche per il gaming, questo qua è un ottimo, veramente un ottimo monitor. Questo, per quanto costa il Full HD, è veramente eccezionale, perché questo l'ho pagato tipo, ma non so, al cambio tipo 100 euro. Questo è un monitor invece che avevo pagato molto, anche perché aveva il suo braccio, era anche per fare le modifiche fotografiche, quindi per metterlo in verticale. Adesso tutti vanno in verticale con queste braccia qua, però questo è un monitor che insomma costa. Mi pare che l'avessi pagato intorno a 400 euro, insomma si parla sempre di queste cifre qua. Questo invece è un monitor che costa abbastanza di più, io qua l'ho pagato 50 e passami a yen, dovrebbe costare intorno ai 400 euro anche questo.
Quindi poi c'ho queste casse creative, ma questo qua non è che mi importa molto, perché comunque l'audio viene gestito poi quando quando monto con queste casse qua, che sono più che sufficienti, ma quando ascolto la musica e gioco con questa eccezionale soundbar della Yamaha, è la Yas 209 con subwoofer, che è qui accanto, come vedete, il subwoofer, e questo qua appunto che diventa postazione da gaming con questo televisore qua, che è un 55 pollici OLED di LG. Questo è il B9, meglio se comprate il C9 a questo punto, però anche il B9, che adesso costa meno, sappiate che ufficiosamente supporta 120 Hz, quindi anche con PlayStation 5 e Xbox Series X sarà ottimo per giocare ai giochi della nuova generazione. Vabbè, qui c'ho tutti i pad, questo è quello dell'Xbox, questo è quello di Switch, questo è la limited edition di Smash Bros, questo è quello della PS4 e questo è quello che usa Miwa quando giochiamo a Switch insieme, perché qui abbiamo appunto tutte le console. Qui abbiamo il VR, qui abbiamo Xbox One S, qui sono due Wii, questa è la limited edition di Mario e questa qua è la light gialla, poi vedete tutta, c'è la PS4 qui sotto e Switch qua. Questo qua è un lettore di MP3 ad alta definizione, che non so perché è finito lì. Questa è la centralina del VR, mentre questo qua appunto è la dock delle Switch, dello Switch, fate come vi pare. Questo qua è veramente ottimo, devo dire. Una figata di questa soundbar è quella di avere Spotify Connect, quindi praticamente io posso selezionare qua la musica e mandarla in tutta la casa. Google Mini e un Google Home, che sono studio e soggiorno, e poi c'è questo qua che è Soundbar Dogma, che è appunto la soundbar. Come avete notato, qua è tutto NERV, e vi faccio vedere anche il nome dei miei hard disk: Melchior, Baldassar e Caspar. Ecco, ho trovato questo risultato. Grazie. Per lo streaming poi cosa uso? Allora, io uso il Cam Link, adesso vi posso far vedere solamente il Cam, ve lo faccio vedere che è qui dietro. Il cable management qui è assente. Questo è il Cam Link, e uso questa macchina per fare lo streaming su Twitch, che poggia appunto su questo cavalletto. Le cose che mi sono dimenticato di far vedere: quando faccio gaming su Twitch, qualche volta che l'ho fatto, uso l'HD60 Plus di Elgato, sicuramente. Io credo di posso affermare che sia la migliore scheda di acquisizione che ci sia, e soprattutto per l'audio questo qua è il Blue Yeti, insomma un microfono abbastanza famoso, insomma, che c'hanno tanti. Per quanto costa questo, l'asta fa schifo, l'asta niente di che. Comunque, questo è il filtro antipop. Altro dispositivo inserito nella lista dei dispositivi appunto che uso quotidianamente è questo qua, il Galaxy Note 10 Plus, se non il migliore tra i migliori telefoni che ho avuto, sicuramente invece l'unico telefono che dopo un anno ancora funziona come il primo giorno che l'ho comprato, quindi veramente eccezionale. Non ho provato il Note 20 perché ancora in Giappone non è uscito, però questo qua è veramente bello. Questa è la luce che uso, è una luce di questa marca qua che si chiama Evisi, che è ottima, però prima ce l'avevo della Neewer, quindi anche quella lì va bene, la trovate in descrizione. Questa qua era meglio, c'è anche il suo telecomandino, nonostante che vedete come va adesso di più, nonostante che io abbia tutto collegato qua, quindi per esempio, ok Google, spegni Central Dogma, e si spengono queste luci qua e queste qua qui dietro, che sono, dopo vi faccio vedere con questo Made in Giappone. Ok Google, accendi Central Dogma. Queste si accendono così come questa qua. Questa invece è controllata a parte. Ok Google, spegni Ring. Perché questa qua non è la luce che uso sempre. Va bene, ma solamente. Spengo Ring. Grazie. Alexa, accendi Ring. Perché lo dico? Perché ho detto così? Perché praticamente qui dentro c'è Alexa. Dentro questa soundbar Yamaha c'è Alexa. Poi qui sotto vedete ci sono i LED rossi, c'è tutta una fila di LED rossi, questi erano un po' più lunghi, questo qua ci ho messo questo. Rispondere alla tua domanda. Grazie Alexa. Il modello RGB. Ok Google. Il colore rosso cancelletto. No, ho sbagliato. 000.
ai seguenti valori. Alexa, stop. Ho fatto casino. Comunque dicevo, qua c'è questa fila di LED che sta sotto. Ripeto, il cable management qua non esiste perché c'è una quantità di cavi clamorosa. Ci ho provato un po', l'ho fatto sotto, ma qui e anche un pochino qui, ma mi risulta veramente difficile farlo. Qui poi abbiamo altri accessori. Questo per esempio è l'Osmo Mobile 3 quando faccio le live IRL su Twitch. Quindi ripeto, se mi volete seguire, faccio una volta alla settimana le live IRL su Twitch. Eccolo qua, questo è l'Osmo Mobile, è praticamente uno stabilizzatore per smartphone. Poi vabbè, questo qua è eccezionale, qui sono messi un po' così perché sono tutti quelli che uso al volo. Adesso se riesco a toglierlo, questo è il Rode Mic, il Rode, come si chiama, non me lo ricordo, comunque il Plus, Video Mic Plus mi pare, con appunto il Rycot, questa cosa qua, e questo qua è veramente ottimo per fare video. Poi un'altra macchina che uso molto, soprattutto negli ultimi tempi, è questa qua, che è la Osmo Pocket. Questa qua è veramente eccezionale, questa c'ha una qualità prezzo clamorosa, soprattutto in relazione all'audio, alla qualità dell'audio, veramente veramente eccezionale. Quando invece sono in viaggio uso questo computer qua, questo è un Dell XPS 15, questo è veramente un top di gamma, è uno dei migliori acquisti a livello di notebook, sicuramente il miglior notebook che ci ho avuto. Vabbè, qui praticamente è come fosse una tech cage, ci sono cavi, altre cose. Questo è un amplificatore Yamaha per chitarra che uso con questa qui. Con questa chitarra qua, che adesso cerco di mostrarvi in qualche modo, ecco qua, ce l'ho fatta, anche un po' polverosa devo dire, non è? Sembrava della pulita. Eccola, questa è una chitarra di un chitarrista giapponese famoso che è Hide. Eccola qua, questa qualcuno l'avrà già vista, è una Fernandez, è la chitarra sua praticamente. Eccolo qua, dopo ve lo faccio vedere meglio. Purtroppo lui è morto, comunque chitarrista degli X Japan. L'ho comprata l'anno scorso, era tantissimo tempo che la volevo comprare. Aumento un attimo il gas alla luce che sennò è basso. E una grandissima chitarra, questa l'ho comprata usata, ma praticamente era nuova e costa circa un migliaio d'euro, ecco, più o meno. Prossima chitarra che comprerò prossimamente, quando ricomincerò a lavorare seriamente, sarà quella di Brian May, la Red Special, che voglio comprare da anni. Questo vedete è il mio cuscino, qui, che trovate sul sito dove vendono magliette, c'è da tutti i miei gadget, compresa per esempio questa maglietta qua che è Kyore So in Giappone, quindi trovate anche di questo il link in descrizione. Questo poi è il pianoforte che suona Yuri, insomma, vedete, è un pianoforte elettronico di Yamaha, niente di che, ecco perché non parte. Questo ve lo devo far vedere e non so se si nota, però questa qua è una foto che mi ha regalato il mio amico Daniele, grazie ancora Daniele. Non si riesce a vedere per bene, però è composta da tutte le mie foto su Facebook. È bellina, altri 40 anni così, ora si vede male, cioè, ecco qui si nota già meglio, ecco qua. È composta tutta da foto della mia pagina Facebook, del mio profilo. Bellissimo, grazie ancora Daniele. Quando io gioco, ovviamente, che cosa faccio? Mi butto su questa poltrona, tac, butto giù lo schienale, così, e poi ho il poggia piedi, che è questo, dove adesso c'è il computer. Una cosa che mi sono dimenticato di farvi vedere è questo qua, che adesso ultimamente uso molto poco, che però se siete interessati ad avere un green screen, ecco, ho fatto danno, se siete interessati ad avere un green screen, questo è il migliore che c'è, perché è autosostenente, costa, devo dire, non è che costa poco, però è eccezionale. Questo è il green screen e il gato. Si tira su e poi rimane su se ci metti i piedi, perché adesso non l'ho messi. Comunque c'ha questo supporto ottimo e si autosostiene. Per far sì che stia in piedi bisogna ovviamente bilanciarlo e bisogna renderlo stabile tirando su questo qua. Ecco qua, vedete? In questo modo lui diventa stabile, se no cade ovviamente, come ha fatto a me adesso. Questa roba di Elgato è oggettivamente, eccolo là, un po' cara, però è veramente ottima. Il mio consiglio è: non comprate roba che costa poco, perché tanto se comprate roba che costa poco vale anche poco. Per chi come me fa questo, avere attrezzatura buona vuol dire fare un investimento per qualità migliore. Quindi comprate sempre, magari aspettate un po', ma comprate roba di alto livello. Questo qui è il bonus track, questo praticamente è il settore Kojima. Qua c'è tutto quanto, questa è la collector di Death Stranding, guardate quanto è grande.
Ah, queste sono, vabbè, questo lo faccio vedere al volo un attimo. Questo è il rasoio di Evangelion, ok? È uscito poco tempo fa, Ghostbuster, questa roba qua. Questo, dicevo, è l'angolo Kojima, qua abbiamo il braccio di Snake, varie altre cose, Phantom Pain. Questo qua, come mi chiedono tanti, non sono io, ma è il mitico Ciro di Marzio. Grazie a Giuliana che me l'ha regalato, è una statuetta del presepe di San Gregorio Armeno. Quindi poi questo qui, vabbè, c'è Devilman nella chitarra di Hide. Questo è l'angolo Queen, sono varie cose dei Queen, tra cui questo statuetta della Bandai di Freddie Mercury. Qui è l'angolo giochi con qualche gioco, questo è uno Shikishi fatto da Teruminishi a me. Qui c'è tutta dei giochi limited edition, i porta Meishi, i porta biglietti da visita, come vedete del Mega Drive ce ne sono tanti. Questo è quello il premium package di Metal Gear Solid 1, questo è il 2, Zone of the Enders, lì dietro altre due robe di Metal Gear, vari libri tra cui l'artbook di Death Stranding, questo qua molto bello, Tokyo, compratelo, perché questo qua, il libro di Liam Wong, è veramente eccezionale, il libro fotografico eccezionale. Quello che ho davanti è quello che non vedete mai, questo qua è il play button, che insomma è stata veramente una soddisfazione. Una stampa di Ken, la replica del poster del Freddie Mercury del 92, Shenmue 2, grazie ai partecipanti di questo Giappo Tour di 2 anni fa, che me l'hanno regalato, grazie, vedete, 7/7/2018, Locanina Shenmue 2. Questo è il poster di uno Yakuza, del Kiwami dell'online, questo qua è una cosa di cui vado molto fiero, questo è Masami Suda, no? Una leggenda del character design della produzione di anime giapponese, character design di Okutono Ken. E questo qua è lo Shikishi che mi ha fatto lui quando siamo andati a cena, e infatti qua dopo abbiamo un'altra stampa, queste non sono stampe originali, sono repliche sempre di Okutono Ken. Questa è l'ultima scena in cui, quando muore Raul, insomma, quando Raul si suicida, insomma, si infila il pugno nello sterno. Bene, credo abbiamo finito, questo è un pezzo di cui vado estremamente fiero. Questa luce mi ha fatto venire un caldo clamoroso. Andiamo alle conclusioni finali. Poi qui abbiamo un po' di scarpe, sono Easy, questa è una minima parte delle scarpe che ho, ma questo, insomma, ve l'ho fatto vedere alcune volte e basta, insomma, le mie scarpe. Siamo alla fine del video, grazie per averlo visto, spero che vi sia piaciuto, questo è un video estemporaneo oggi di mercoledì, ogni tanto anche mercoledì, quindi qualche settimana, generalmente una sì, una no, ma questa è una cosa speciale, pubblicherò forse 2 video per i prossimi tempi. Quindi seguitemi come sempre sulle mie altre pagine di Facebook, di Instagram, le live su Twitch, come appunto vi ho già detto, sono in live 3-4 volte alla settimana. E quindi grazie per aver visto questo video, mettete mi piace, condividete, iscrivetevi al canale se la prima volta vedete un video, e noi ci vediamo al prossimo video dal Giappone. Questa era da casa mia, però generalmente siamo in giro. Al prossimo video, ciao ciao!